Buonasera, come state? Bene? Allora, io voglio farvi vedere cosa ho fatto oggi. Oggi ho fatto quattro crostate con un solo impasto. Ho usato tre uova, 150 g di burro, 200 g di zucchero, 400 g di farina e mezza bustina di lievito. E ho fatto quattro crostate e ne ho fatte tre con la marmellata, lavorata in vario modo la marmellata, e una invece ho fatto una crostata con mascarpone e caffè, che sarebbero veramente la crostata vera e proprio, potrebbe essere una, però se no sono delle torte farcite al forno. Con questo impasto ho fatto queste quattro torte, crostate, chiamiamole come vogliamo. Sono molto buone, sono particolari. Allora, comincio con la crostata, la prima, che ho già pubblicato il video. Eccola qua. Questa è la crostata di marmellata di prugne e noci. Guardate quanto è bella. Questa è la classica. La faceva sempre la mia mamma con le noci, perché diceva che le prugne, la marmellata di prugne con le noci incontra benissimo. E io la continuo a fare. Tutto questa che piace a mio figlio. Ed è la prima. Poi ho fatto questa, è fatta con ricotta e marmellata di fichi, fatte insieme. Tutte queste che vi sto facendo vedere, poi ci sono i video, quindi quella di prugne il video l'ho già pubblicato, questa qua no, questa è insieme a un'altra che vi faccio vedere poi. Questa è ricotta e fichi fatte insieme ed è buonissima. Ma a me piace tantissimo perché mi piace la marmellata di fichi. Poi abbiamo questa qua, che è la torta frangipane fatta con la marmellata di mango e un frangipane al cocco. Su questa c'è pure la ricetta, perché queste due, no, pardon, questa c'è un video della marmellata, della torta da sola, scusate che ho fatto un po' di confusione. Mentre questa invece, che è fatta con mascarpone e caffè, e il video, ho fatto il video insieme a questa qua di pere ricotta. Allora, io ho usato tre marmellate. Io faccio tantissime marmellate di tutti i tipi, di tutta la frutta, perché mi piace la marmellata e mi piace prima perché ho la frutta, ma poi mi piace proprio la mattina quando faccio colazione, mi piace metterne un velo su una fetta biscottata, ne apro un vasetto e mi piace tanto mangiare ogni tipo di marmellata di vari tipi di frutta. Ho fatto quella di mango. Quella di mango è molto buona, è delicata, si presta bene con il frangipane al cocco, ma va bene anche quella di limone, perché io faccio pure quella di limone, quella agli agrumi, e mischio clementine e arancio, oppure limone, arancio oppure semplice da sole, ne faccio un po' tutte. Mi piace pasticciare e viene molto bene. Sono tutte belle, sono tutte saporite, delicate, fresche, soprattutto quella al cocco è fresca, mentre questa con il mascarpone e il caffè è proprio goduriosa. Adesso io gli vado a spruzzare su questa una bella spruzzatina di cacao, mentre su quella al cocco gli vado a mettere, sia quella al cocco che questa ai fichi, vado a mettere un po' di zucchero a velo, perché non ho messo zucchero in questa piccolina, non ho messo lo zucchero dentro. Allora, sono un pochino stanca perché mi sono stancata, però sono soddisfatta del lavoro fatto. Quindi con tre uova, avete visto, ho fatto quattro crostate. È una ricetta semplice, non faceva neanche tanto caldo, quindi si poteva benissimo usare il forno per fare tutte queste cose. Se avete bisogno di qualche consiglio, di qualche cosa, chiedete pure. Io vi ringrazio per tutte le attenzioni che mi date. Qualcuno mi scrive nella sua lingua, tedesco, spagnolo, in inglese, beh, in inglese ci arrivo, e francese ci arrivo a tradurre, ma spagnolo, tedesco,
russo, giapponese, non vi dico quanto, non riesco perché non conosco le lingue. Io i miei video sono fatti così, io faccio tutto da sola, non ho nessuno che mi aiuta ogni tanto quando mio marito ha tempo ed è disponibile, mi aiuta a fare i video, io faccio tutto da sola. Quindi non sono esperta, non sono niente. Faccio quello che so fare, però quello che faccio lo faccio con amore e lo faccio con passione, perché veramente per me la cucina è passione. È passione, mi piace mangiare, far mangiare bene la mia famiglia, mi piace fare le cose in modo genuino e in modo pulito. Non mi piace fare pranzi con varie essenze. Vari intingoli, cose che si mettono già pronte, no, io preferisco fare le cose semplici, buone e delicate che fanno bene. Mi piace cucinare in modo semplice. Se vi piace seguirmi, mi seguite. Se poi non vi piace, andate dove volete. Io non obbligo nessuno. Io quello che faccio lo faccio perché ho passione, come mi piace fare le conserve, come mi piace fare anche pranzi elaborati, mi piace fare tanti tipi di lasagne, tanti tipi di gnocchi, tanti tipi di pasta, tanti tipi di crepe, mi piace fare tante cose, oppure cucinare tanti tipi di verdura. Mi piace fare tutto in modo semplice e sono fatta così. Scusate se mi sono dilungata in questo discorso, avevo voglia di parlare un pochettino con voi e soprattutto di farvi vedere questo. Quattro crostate che ho fatto stamattina. Soprattutto vi chiedo scusa per la papera che ho fatto prima, però le ultime due che ho fatto un video insieme sono questa con il caffè, mascarpone e caffè, questa con ricotta e marmellata di fichi. Vi ringrazio, vi saluto veramente col cuore e con affetto, vi chiedo ancora scusa e niente, se avete voglia di seguirmi, basta che vi iscrivete al mio canale e potete vedere tranquillamente i miei video. Grazie di vero cuore a tutti voi. Vi aspetto tutti per la prossima ricetta e per il prossimo video. Ciao amici, buona serata.